vi presento la Bucky Espresso nelle sue parti. Allentando la manopola superiore è possibile aprirla in modo molto semplice. I gruppi sono tre: il telaietto, che contiene il vano bollitore dell'acqua, nella quale viene inserita una piccola parte, una porzione d'acqua che servirà poi per creare la pressione necessaria ai fini del funzionamento della macchina. Poi questo, che è il vero brevetto della macchina, il sistema innovativo e il cuore della macchina, è racchiuso qui all'interno, che è un gruppo moltiplicatore di pressione idraulico, contenente anche lui un vano, un porzionamento per l'acqua destinata poi alla produzione dei caffè. Il terzo elemento importante, composto a sua volta da un sottoinsieme, quindi da altre due parti, è il, questo è il filtro contenitore del caffè, questo è il porta caffè, e l'elemento di chiusura, che ha i due tubetti erogatori e la doccetta e i vari filtri necessari ai fini di ottenere la tazza di caffè. Qui naturalmente noi riempiremo raso con caffè macinato fine per espresso, andremo a chiudere, posizioneremo il tutto all'interno della macchina e, stringendo la manopola superiore, si otterrà la compattazione della guarnizione nonché la tenuta della pressione, e ai fini possiamo metterla su una fiamma, su un fornello o elettrico o a gas, e ottenere un vero e proprio espresso certificato di altissimo livello. Una modalità interessante è la possibilità di poter ottenere anche una sola tazza, occludendo un tappino erogatore e ponendo all'interno questo anello riduttore, che riduce la quantità di caffè, e quindi otteniamo un porzionamento per una sola tazza.